Mark, come va? Dura anche per te oggi, dura un po' per tutti, ho visto anche gente che ha pianto, una giornata difficile, una giornata che rimarrà anche nella storia del Milan per i tanti addì. Ti chiedo subito se uno di quelli che lascia sei anche tu, se ce lo vuoi dire subito. Sì, è difficile, però diversa come Rino, Pippo e Ale, perché loro giocando 10 anni con tanti titoli, io ho solo 1 anno e mezzo. Però non è facile questa decisione per me, perché qua sono a un grande club e anche io voglio fare un grande complimenti al dottor Galliani per 1 anno e mezzo, e lui ha detto tu puoi venire al Milan per favore, perché ho bisogno di te. Io ho fatto tutti per Milan, per vincere qualcosa, ha vinto lo Scudetto, Supercoppa e purtroppo non ha vinto il Scudetto di questo anno. Con questa squadra normalmente dovrebbe vincere questo Scudetto, però che così è il calcio. E, come ha detto prima, non è facile dire no a un'offerta del dottore Galliani, una buona offerta, però io voglio andare con mia famiglia a Olanda, a casa. PSV. A PSV, sì. Io vado là per giocare 1 anno o magari 2 anni, e dopo qualche anno come allenatore. E io dico anche arrivederci. Io non voglio salutare per sempre, perché quando io sono allenatore magari ritorno qua. Non male, come idea quella di Mark, sì. Quindi la notizia ce l'ha data subito. Simona, so che Luca, c'è... Dimmi, Simona. Vorrei far vedere a Mark una clip perfetto, che abbiamo preparato. Quindi facciamogliela te, subito Mark. Vedere. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be? Sì, sono momenti di commozione, Mark, insomma, fai piangere anche noi, ma oggi davvero i fazzoletti non bastano mai, Mark. No, però, con questa musica, anche Rico a fianco di me, Riccardo Colli, ha un amico vero, non è facile dire qualcosa adesso, però... Mark, ti faccio arrabbiare subito io, perché io speravo che tu rimanessi qui ancora un anno con noi. Perché tu, quando sei sceso in campo con la nostra maglia, ci hai protetto tanto e dovevi rimanere ancora qui un anno. Perché non rimani un anno ancora qui con noi? Sì, beh, questo domanda mi ha chiesto anche a mia testa. Rimano un anno qua perché mi sento forte fisicamente e anche sono felice qua a Milanello. Tanti amici solo in 1 anno e mezzo. Però io non solo a Milano, io ho anche una famiglia che ha un momento di difficoltà, però adesso tutti sono felici in Milano, e mio vecchio figlio di 9 anni mi ha detto: perché tu non fermi per 6 mesi fino a Natale? 6 mesi è bene per me e dopo... Andiamo, però
È difficile dire qualcosa, però io ho giocato, come ho detto prima, solo un anno e mezzo, e per me è più facile che per Rino e Ale e Pippo. Senti Mark, oggi è una giornata molto difficile per i milanisti perché ci sono tanti addii e tu sei, come li chiamano i milanisti, un capitano come carisma, come uomo, anche perché un anno e mezzo basta e avanza, al Milan è stato solo un anno Rivaldo e andò via salutato da tutto San Siro con un giro di campo. Guardiamo al domani e che Milan lasci, qual è l'eredità che lasciano Van Bommel, Nesta, Gattuso, Inzaghi, Seedorf, che valore lasciano in questo club e cosa vuol dire ai tifosi che sono oggi, oltre che tristi, anche preoccupati? Sì, è magari anche un po' strano che 5 giocatori andano via, però Milan è un grande club e anche in il passato qualche giocatore andava via e ancora vince qualcosa, scudetto, Champions League, tanti vittorie. E così è la vita, anche così la vita del giocatore. Vieni per 10 anni o per un anno e mezzo e andare via. Però quando ho giocato qua, a questo club, prima tutti mi hanno detto questo club è come una famiglia, però è vero, questo è veramente una famiglia. Va bene. Lo salutiamo Marco. Ecco, Marco, buongiorno. C'è ancora una domanda, Marco. Marco, buongiorno, sono Lodetti, ex Milan. Vista l'emozione, la domanda è semplicissima. Cosa hai trovato di diverso in questa società, in questa squadra, nei confronti delle altre? Tu che hai girato tanto. La differenza della società a ogni squadra che io ho giocato? Sì. Cosa hai trovato nel Milan che non hai trovato nel Bayern, nel PSV, nel Barça? No, come ha detto a Milanello, la gente a Milanello sono straordinario, veramente come una famiglia. Mi ha sentito dal primo giorno che ho venuto qua fino adesso tranquillamente, veramente bellissimo. E per quello io ho giocato subito a mio livello. Magari primo o 6 mesi di questa stagione non ho giocato bene. Però io voglio dire un grande complimenti a tutti che hai un cuore di Milan. Generale, vedrai che l'anno prossimo, non appena vinceremo qualcosa, perché mi auguro che vinceremo qualcosa, la prima persona a cui Milan Channel lo dedicherà sarai tu. Va bene? Va bene, forza Milan. Grazie Generale. Grazie Marco. Grazie Marco. Simona, ti salutiamo tra poco, insomma, parla anche il mister, giornata oggi davvero molto intensa per tutti, a tra poco. A dopo. Mauro. È impressionante che al nord dell'Europa si vive il rapporto con la famiglia molto diversamente che i latini, che gli spagnoli, che gli italiani, che i centroamericani. Loro sono abituati a staccarsi dei figli, a lasciarli andare presto. Vanno nei college, vanno a vivere insieme in appartamenti, hanno un culto un po' differente rispetto al nostro. Mi ricordo che quando Gullit rimase molti mesi ad Amsterdam per allenarsi perché si era fatto male, io andai un giorno a fare un servizio con lui a casa della mamma e in un momento in cui lui era assente disse a sua mamma: sarà contenta di averlo 2 o 3 mesi qua? Dice, lo vede. E la mamma disse no, lui viene da me una volta ogni tanto a cena anche quando è qua, poi la sua vita è diversa. Allora vedere una reazione di un olandese che ha giocato in Germania, che hanno questo, la parola famiglia ha un valore così vicino a quello nostro, a quello degli italiani, è strano perché sanno gestire un po' meglio questo tipo di situazioni. E quando diciamo che il Milan perde degli uomini veri, dei padri di famiglia oltre che i giocatori, è vero, e questa è la cosa più difficile da sostituire, è quello che devono percepire quelli giovani. Io spero, lo dico molto sinceramente, che Pato, che Boateng, che questi ragazzi afferrino un po' il senso di quello che sta succedendo in questi 2 giorni a Milanello. Ho fatto 2 nomi, posso farne qualcun altro, però sono loro forse i due
dei quali ci si aspetta di più nel futuro del Milan. La fame di uno come quarantenne come Inzaghi, che fino alla fine si è incazzato per giocare un mezz'ora e fare un gol, o di Van Bommel che si è fatto male, ha stretto i denti, è rientrato, è sbagliato, oppure di Seedorf che litiga ancora con l'allenatore perché vuole giocare. Non è una questione soltanto di orgoglio, no, di carriera, è perché Gattuso ha ancora voglia di giocare. No, Luca. Va via da qua, ma ha ancora voglia di giocare. Io dicevo prima. E io dico che senza l'arrivo di Van Bommel a gennaio dell'anno scorso, probabilmente il Milan avrebbe avuto delle difficoltà a vincere lo scudetto, perché non dimentichiamoci che è l'inserimento di Van Bommel davanti alla difesa che rende la squadra nel girone di ritorno dell'anno scorso capace di prendere solo 7 gol in un girone. È lì lo scrigno del nostro scudetto. Però la parentesi di Mark Van Bommel con noi, se c'è dell'emozione, se c'è della commozione, che è qualcosa di vero e di autentico, è perché abbiamo costruito qualcosa di importante insieme. Non si pensava, che Van Bommel in uscita dal Bayern Monaco, il rapporto con Van Gaal, si pensava di primo acchito la stampa italiana era stata un po' freddina, la solita questione dell'età, invece è stato un giovanotto che si è fatto rispettare. Io lo ricordo a Palermo quando abbiamo vinto 4-0 quest'anno, avevamo avuto una lunga attesa all'aeroporto e lui era la Juventus pareggiava col Chievo 1-1. E la squadra di Palermo, se non avesse avuto infortuni, andava dritta a vincere lo scudetto, e lui era uno dei più allegri, uno dei più tonici nel caricare la squadra. Poi è arrivato questo benedetto mal di schiena, ci ha tolto Mark nella fase centrale della stagione. Io dico che gli infortuni di marzo di Van Bommel, Abate, Robinho e l'infortunio di Thiago Silva a fine marzo sono stati i fattori che ci hanno impedito di vincere lo scudetto. Io sapere che uno perdita. Così diventa allenatore sì. Nel corso dei prossimi anni, diventa allenatore e un domani torna qui, ragazzi, è una bella, perché questo signore ha non soltanto esperienza di grande calcio, ma anche consapevolezza del calcio. Io a Milanello è sempre stato uno dei giocatori più vocali, no? Durante gli allenamenti, uno di quelli che parlano di più. Chi parla in allenamento a questi livelli ha qualcosa da dire. E uno così, insomma, pensare che abbia un rapporto così caldo, così di affetto, così di emozione con la nostra squadra, è una bellissima cosa. Insomma. Giocatore carismatico, giocatore che ha carisma, giocatore I capitani, quelli che Carlo chiama i capitani. C'è nei valori di una persona che fa per 20 anni questo mestiere giocando nel Barcellona, nel PSV Eindhoven, nel Bayern, nel Milan, oppure in quelli come Seedorf che ha vinto la Coppa dei Campioni con 4 club, o di Nesta che è un Gattuso. C'è il fatto di alzarsi alla mattina presto, di poter essere puntuali all'allenamento, di essere gli ultimi ad andare via, di andare a letto presto, di fare questo con grande naturalezza, ogni tanto anche per sacrificio, perché sei un esempio per se stesso, devi avere rispetto per te stesso e così lo insegni agli altri. E non è facile, perché ci sono nel mondo migliaia di giocatori bravissimi, tecnicamente straordinari, che fanno delle cose pazzesche, ma non diventano dei grandi calciatori perché non hanno la testa, perché non hanno il metodo, perché non hanno l'educazione, non hanno la cultura. Il Milan sono 100 anni che raduna giocatori che sono anche uomini, capitani di nazionali, gente che ha fatto la storia. Parliamo di Nordahl, di Schiaffino, di Rivera, di Gulli, di Van Basten, sono tutti uomini che poi diventano allenatori, sono tutti gente che ha un percorso, non sono campioni che passano e se ne vanno. Anche quando passano per un anno un campione come Rivaldo, un anno e mezzo uno come Van Bommel, rimane appiccicato per sempre. Questo è l'aspetto più difficile che aspetta il Milan da lunedì mattina, di provare a cercare, non puoi trovare insieme, certo. È difficile trovarne anche uno solo, però mettere insieme tutte queste doti. Uno che arriva al Milan e capisce che cos'è, quando è arrivato Kakà al Milan, io lo dico sempre, Kakà non pensava, non sapeva di essere così forte, assolutamente no. L'ha scoperto qui. Sì, lui si è scoperto qui è diventato grande, qui è diventato metodico, ha seguito una certa cultura, ha seguito un certo modo, e qui è diventato Kakà. Nessuno pensava che diventasse questo, e ce ne sono tanti. Nocerino non pensava di essere Nocerino. Sono sicuro che rifarà 10 gol negli anni scorsi. Ogni tanto succede invece che qualcuno arrivi e scopre di essere Pelé e poi pensa di essere Pelé. Mauro,